nome della pace Pasquale ci dice qualcosa di carino su Di Maio. A me piace tutto quello che fa Di Maio. Sì, è sì. Sicuro. È per me questo, posso? Se vuole, sì. Grazie. Come mai siete così litigati? Per fare la pace bisogna fare la guerra. Io non ho mai fatto la guerra con nessuno. Non ho tempo. Il ministro dell'interno fa la guerra ad altri. Ma ti beccano spesso in questo periodo Di Maio e Salvini per colpa dell'aria frizzante delle europee. C'è un'aria frizzantina, il. Penso, il ponentino di Roma. Il governo giallo-verde appare ai ferri corti, ma in nome della Settimana Santa portiamo in Parlamento un ramoscello di ulivo e cerchiamo di strappare parole carine sull'alleato. Ci dica qualcosa di carino su Di Maio, qualcosa che Di Maio fa bene. Bene, brava persona. Oltre questo, Di Maio fa bene il ministro. Io sto dietro quello che fa il capitano. Salvini sicuramente fa bene il ministro. Sì, molto bene il ministro. Di Maio è una persona sempre precisa, sempre elegante. Lavora tanto. Ma sicuramente, più della Lega. Sicuramente, no, più del ministro di Salvini. Più di Salvini, no. C'è qualcosa di Di Maio che questa settimana le ha fatto storcere il naso? La storia dei porti che sono aperti. Parla, i porti sono chiusi. Con il rischio del terrorismo islamico i porti sono ancora più sigillati. Ci dice qualcosa di carino. Governano bene Roma. No, questo non lo posso dire perché purtroppo i dati sono altri. Do un consiglio, magna meno e lavoriamo. No, ma non sono litigi, è dialettica politica. Noi vi abbiamo portato l'ulivo per farvi rappacificare. Grazie, ma è benedetto, l'ulivo l'ha solo strappato dalla pianta. Purtroppo non ho avuto il tempo. Perché se non è benedetto, come facciamo? C'è sempre l'ulivo benedetto qua. Un complimento a Salvini. Ottimo pizzetto. A parte la barba. Di Maio, il nostro capo politico, è una persona che lavora tantissimo. E questi sono complimenti a Di Maio, dobbiamo arrivare ai complimenti a Salvini. Ma l'ho detto, la barba. C'ha un'ottima barbetta, tagliata veramente bene. Lui va a messa. È cattolico. È cattolico. Beh, allora se va a messa è una cosa buona. E già ne abbiamo trovato uno. Che in questa settimana lui penserà alla pace del mondo. Ne ha bisogno visto che c'è la guerra in Libia. Sì. Di Maio sta facendo l'anti-Salvini per le europee? Probabilmente è l'unico modo per recuperare un po' di voti. Serve l'ulivo per andare avanti? Lo vuole? No, guardi, non mi parli di nessuna di queste piante che hanno smantellato la sinistra. Dall'ulivo alla quercia. Mi viene l'allergia. Mi viene l'allergia.